presentata alla stampa Geneviève Di Natale, nuovo capo della squadra mobile. Da alcuni giorni il vicequestore aggiunto Geneviève Di Natale, il nuovo capo della squadra mobile della Tosia, che succede a Gabriele Presti, che dopo 3 anni lascia l'incarico per andare a dirigere l'omologo ufficio di Cosenza. La dottoressa Di Natale è quarantenne, originaria di Messina, è laureata in giurisprudenza, diplomata alla scuola di specializzazione per le professioni legali e abilitata all'esercizio della professione forense, e dal dicembre 2011 ha frequentato la scuola superiore di polizia, dove ha conseguito il master in scienze della sicurezza. Questa mattina la presentazione ufficiale alla stampa siracusana. Sì, Agrigento è un territorio che mi ha permesso di fare un'esperienza di polizia giudiziaria a 360 gradi, sicuramente con particolare riferimento al contrasto all'immigrazione clandestina, ma devo dire per diciamo, la location, cioè dove si trova geograficamente, anche per il contrasto alla criminalità organizzata, e non sono mancate anche attività di indagini inerenti al contrasto del narcotraffico. Ha parlato con il suo predecessore, che cosa le ha consigliato o comunque cosa le ha suggerito? Il mio professore mi ha consigliato sicuramente di avere una conoscenza capillare di quello che è il territorio e dal territorio di capire quelle che sono le esigenze per poterle contrastare al meglio e con un impegno sicuramente costante e continuo. Droga innanzitutto? Droga innanzitutto perché è un fenomeno di particolare rilievo e perché dal commercio di stupefacenti si leggono una serie di altri reati che sono di interesse per la collettività.